L'arte è sempre stata importantissima per raccontare la scienza e Leonardo da Vinci è un esempio perfetto, nel senso che in realtà lui si considerava come un osservatore, una persona che voleva capire la natura e per farlo doveva disegnare, ma lui era nella sua mente, non lo sapeva ancora forse, ma era uno scienziato, cioè proprio per cercare di capire, di spiegare la natura gli era necessario, indispensabile disegnare. Tra illuminismo e romanticismo gli scienziati erano molto spesso anche artisti, nel senso che loro dovevano raffigurare la realtà e l'unico strumento che avevano era il disegno. Con l'avvento della fotografia si è aperto questo spazio enorme che permette di ritrarre la realtà secondo punti di vista che più ci sono utili di volta in volta, e quindi la fotografia è uno strumento assolutamente oggi insostituibile, come tutte le forme di rappresentazioni per immagini della realtà. Il lavoro artistico non finisce solo col fare l'immagine stessa, ma in domandarsi come può essere distribuita, come può essere portata in mostra, che fisicità può avere, come può essere abbinata a dei testi. Non è più anche l'immagine singola, ma è la sequenza. Cercare di capire come la fotografia possa essere non un oggetto che viene incorniciato come un momento fisso, un punto definitivo, ma al contrario, come la fotografia può essere un metodo per iniziare un dialogo. Io sono convinto che il teatro possa assolutamente essere un ottimo linguaggio per parlare di scienza. Il teatro comunque è un mezzo di diffusione culturale e quindi può esserlo anche di cultura scientifica, ma ci sono degli esempi di testi teatrali nella storia del teatro molto molto alti. Penso alla Vita di Galileo di Brecht, oppure anche al testo di Michael Frayn, Copenaghen. Sicuramente il teatro può presentare la scienza anche ad un pubblico molto vasto e sotto un punto di vista anche più umano. Io non sono un uomo di scienza, evidentemente, sono un uomo di parola scritta, però un rapporto c'è, insomma, se noi pensiamo alla poesia che ho scritto, in questo caso, Il pomeriggio di settembre, fa dei riferimenti alla preistoria, ai fossili, alle pietre che sono dentro il paesaggio, questa dimensione storica e anche preistorica, quindi in un certo senso anch'io ho a che fare con la storia. Sì.